Sì, salve a tutti, sono il dottor Bernacchia, mi occupo insieme alle mie colleghe di riabilitazione psichiatrica nella comunità 2 della nostra struttura. Praticamente, come vedete, il titolo sembra quasi fuori posto, cioè la salute come processo verso il benessere, perché quello che farò prima di lasciare spazio alle mie colleghe per la presentazione del caso è proporre a tutti voi una riflessione sulla possibilità dell'applicazione dei presupposti alla base della psicologia della salute all'interno di un contesto socio-riabilitativo. La psicologia della salute è un ramo nuovo della psicologia che vede la salute come un processo che giorno per giorno si co-costruisce con il paziente e non semplicemente un obiettivo da raggiungere. Ok, allora praticamente dove portare l'essere umano? Questa è una delle domande che fa da monitoraggio, che cerca di monitorare il percorso, perché se la riabilitazione è un percorso, come tale deve pur sempre avere una meta. E noi abbiamo trovato tre punti fondamentali ai quali aggrapparci nel trovare una risposta. Il primo è una nuova concezione di salute, ma di questo oggi già se ne è ampiamente parlato. Il secondo riguarda la permanenza nella comunità, non come momento in cui il paziente sta in stand-by, ma come un momento in cui abbia la possibilità di rielaborare anche il suo passato, proprio per fare in modo che il futuro non sia vissuto con la sensazione di dover fuggire da qualcosa. E tutto questo sarebbe impossibile se non ci fosse alla base una relazione con noi operatori e tra noi operatori. Quindi, se andiamo a vedere più approfonditamente, anzitutto emerge la necessità di trovare una nuova concezione della salute. L'approccio biopsicosociale ci dice che questa emerge dall'interazione tra sistemi di complessità crescente, l'ambiente, la società, il mondo interno dell'individuo, la famiglia e così via. Ma soprattutto l'approccio biopsicosociale ci fa vedere come per molti anni sia stato forte l'influsso medico sulla psicologia. Se noi ci pensiamo bene, usiamo ancora oggi molte parole che risentono dell'influsso medico. Pensiamo alla Trinità, ricerca, diagnosi, cura, la dice tutta, ma l'individuo in questo processo dov'è? Se noi vediamo l'immagine della dea della salute, già nell'antica Grecia la conoscevano tutti, ma non la consideravano come consideravano Panacea, la dea di tutti i mali. Quindi era molto più temuta proprio perché molto più aggressiva. Quindi quello che emerge è la necessità di trovare una nuova scienza della salute. La salute stessa è una parola ambigua. Se ci pensiamo, in nessuna parte del mondo, in nessuna lingua esiste un plurale della parola salute. In tutte le parti del mondo esiste un plurale della parola malattia. Questo ci fa vedere come noi abbiamo finito anche per etichettare e cercare di relegare la malattia a diverse dimensioni, a diversi quadri clinici, ma senza poi ben sapere che anche, o comunque pensare di fare della salute un concetto che può essere segmentato e essere articolato in determinati quadri su cui lavorare. Quindi, adottare questo pensiero consentirebbe, e per certi versi, nella mia esperienza di riabilitatore, ha consentito di cambiare anche la forma di intervento. Una psicoterapia sì che punta a rimuovere un sintomo, ma più che altro punta a dargli un significato comunicativo, un valore adattivo, e questo vorrebbe dire anche un cambiamento di paradigma, ovvero non muoversi più verso la prevenzione della cronicità, in quanto ci saremmo mossi dalla paura, ma muoversi con l'occhio della salute entrando nella malattia verso la promozione delle risorse che sono sempre presenti. E quindi saremmo mossi in questo caso dalla speranza. Essere di fronte a un paziente, a un ospite che sente che l'altro ha paura per il suo futuro o sente che l'altro è speranzoso per il suo futuro, sicuramente aumenta la compliance e fa la differenza. Come si traduce tutto questo nella comunità, all'interno nel nostro lavoro? Sicuramente attraverso la relazione, dove anche forti teorie psicanalitiche ci dicono che il fattore terapeuta, il fattore relazione è fondamentale per la riabilitazione. Ma nella pratica noi abbiamo optato per un'elaborazione del passato, in primis. Questo proprio per valorizzare le risorse, anzi, la valorizzazione delle risorse, diciamo che abbiamo avuto l'opportunità di non farla soltanto diventare un obiettivo, ma anche uno strumento per cercare di ricompattare quel sé a volte frammentato. I nostri ospiti sono tutte persone che, nonostante una malattia, hanno delle risorse, hanno dei talenti, hanno anche dei ricordi piacevoli nel proprio passato. Quello che abbiamo fatto è cercare di coinvolgerli in dei laboratori. Ad esempio, nel 2015 è stato realizzato un presepe con materiali molto semplici di scarto,
ma per loro significativi. In questo presepe le scatole dei pannoloni, e quindi qualcosa che era per loro etichettante, limitante, sono diventati scorci panoramici di questo presepe, sono diventate case che riproponevano il proprio paese di origine. La stessa cosa, a ottobre è stata realizzata una mostra con quadri dipinti appunto da un nostro ospite. Questo gli ha dato la percezione di vedersi ancora considerato, nonostante la sua malattia, come per le abilità che ha sempre avuto, per le competenze che ha sempre avuto, per le doti, ma soprattutto ci ha dato la possibilità di, almeno io che non avevo mai lavorato in un contesto psichiatrico, ho avuto la possibilità di vedere come in quella che noi tra virgolette sani chiamiamo follia c'è il massimo della creatività. E questo ci ha permesso anche di, un po' come dice Galimberti, noi cerchiamo la perla ma ci dobbiamo ricordare che è il frutto della malattia, della conchiglia. Quindi queste risorse, se implementate all'interno dei laboratori, possono diventare risorse che poi portano all'esterno, e nell'uscita riabilitative possiamo dire ad oggi che il paziente ha la possibilità di vedere come l'ambiente esterno non è soltanto l'antecedente di un sintomo che emerge, ma soprattutto offre tante opportunità di cambiamento. Adesso lascio le parole alle mie due colleghe che vi presenteranno il caso di Luigi. Grazie. Allora, il caso che vi presenteremo oggi è la storia di Luigi, che ha 52 anni. E Luigi nasce a Palestrina il 18/10/64 ed ha uno sviluppo tipico fino all'adolescenza. A 9 anni il padre muore dopo una lunga malattia e il paziente rimane con la madre e il fratello maggiore, e da quel momento in poi il fratello verrà considerato dal paziente come sostituto della figura paterna. Durante l'adolescenza inizia un percorso di uso e abuso di sostanze, in concomitanza con il cambio della scuola, il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media. In seguito all'abuso di sostanze si manifesta la patologia, che esordisce intorno ai 15 anni. Dopo essere stato seguito da vari neuropsichiatri e aver subito diversi ricoveri, il paziente viene inserito presso la casa di cura Colle Cesarano. Allora, al momento dell'inserimento, Luigi ha 25 anni. La diagnosi con cui viene ricoverato è di schizofrenia paranoide e presenta un quadro sintomatologico evidente. E in primis si mostra trascurato nell'abbigliamento e nella cura dell'igiene personale. A livello sintomatologico presenta ridotta capacità a concentrarsi, agitazione psicomotoria, mostrandosi incapace di rimanere seduto, ipocondria, sentimenti di irrealtà, quindi depersonalizzazione, ansia, insonnia, ideazione paranoide. A livello comportamentale mostra una ridotta capacità di pianificare, programmare, organizzare a breve e a lungo termine le proprie azioni. Si mostra inoltre apatico, indifferente a tutte le attività e alle emozioni che ogni situazione della vita quotidiana provoca. Mostra inoltre a livello sociale un'assenza di rapporti sociali con gli operatori e con gli altri ospiti della comunità. Presenta scarsa autonomia nella cura del sé e si mostra oppositivo rispetto alle attività che vengono proposte dal reparto e a volte aggressivo verso gli altri degenti. E passo ora la parola alla dottoressa Mazza, che vi descriverà Luigi come si presenta oggi. Allora, eccoci qua, invece a parlare di quello che è Luigi oggi, Luigi che ha la sua storia e che porta con sé un bagaglio, come abbiamo visto, sì di fatto di sintomi e di psicopatologia, ma anche di risorse. Perché abbiamo scelto proprio il caso di Luigi? Perché insieme ai colleghi abbiamo pensato che i risultati evidenti che con lui abbiamo ottenuto potessero essere ancora più significativi se consideriamo che questo è un paziente oggi ospite della comunità, che è entrato all'interno del circuito sanitario psichiatrico precocemente sin da quando era ragazzo. Circuito che sappiamo bene essere fatto di strutture, modalità terapeutiche e terapie farmacologiche molto diverse da quelle attualmente in uso e che inevitabilmente hanno lasciato il segno nella storia di Luigi e nella storia di tutti i pazienti con cui oggi noi ci troviamo a lavorare.
È proprio per questo che sin dal nostro ingresso nella struttura siamo stati mossi da una fiducia di poter ottenere dei cambiamenti, dei risultati, anche proprio con quei pazienti che abbiamo visto avere una lunga storia di istituzionalizzazione, essere adulti e avere appunto delle psicosi croniche, delle diagnosi fortemente invalidanti. Dunque, nell'illustrarvi le criticità di Luigi, la dottoressa Felici vi accennava appunto alla scarsa autonomia nella cura nel sé e nella gestione degli spazi personali. Bene, allora oggi Luigi si prende cura della propria igiene personale senza recriminazioni, fa la doccia autonomamente, nonostante abbia ancora bisogno del supporto di noi operatori, degli operatori sociosanitari e anche dei familiari che vogliamo ringraziare perché sono presenti settimanalmente nella vita del nostro paziente. Partecipa di propria iniziativa all'attività di corvée, quindi ci aiuta ad apparecchiare la tavola, pranzo, cena e colazione, spesso coinvolgendo lui stesso gli altri ospiti della comunità e chiamando al rapporto anche noi operatori, quando è l'ora ci viene a bussare, andiamo ad apparecchiare la tavola. Per quanto riguarda le interazioni e gli scambi comunicativi, Luigi devo dire che ha tessuto delle relazioni non soltanto appunto con gli altri ospiti della comunità e con noi operatori che chiama per nome, ma anche con le persone che incontra, per esempio durante le uscite riabilitative, casualmente, per esempio per strada, qui stavamo facendo un'uscita riabilitativa a Roma, piuttosto che nei bar o nelle occasioni conviviali appunto a Tivoli. Per quanto riguarda invece le capacità di attenzione e concentrazione, anche su quelle abbiamo lavorato devo dire molto. Luigi durante i gruppi terapeutici, i gruppi riabilitativi di riabilitazione cognitiva appunto disegnava, come vedete nel primo foglio, soltanto degli 8 con cui riempiva incessantemente appunto questi fogli bianchi prescindendo dalla consegna del gruppo terapeutico riabilitativo specifico. Oggi, naturalmente attraverso uno scaffolding, quindi un supporto cognitivo che è individualizzato ed è costante, riesce a scrivere delle frasi di propria iniziativa, appunto spontaneamente. Per quanto riguarda l'agitazione psicomotoria, che abbiamo visto essere un punto di criticità nel pregresso e nella storia passata di Luigi, anche questa si è notevolmente ridotta. Oggi Luigi riesce a partecipare a tutta la durata del gruppo riabilitativo, che dura mediamente circa 45 minuti, e riesce anche a posticipare il fumo delle sigarette al termine della conclusione del gruppo. Complessivamente il suo comportamento è sociale, appunto, è adeguato ai vari contesti di vita, sia dentro che fuori la comunità. Partecipa molto volentieri appunto alle uscite riabilitative. L'apatia, l'indifferenza e l'oppositività che lo caratterizzavano, ce lo raccontano come un paziente veramente fortemente aggressivo, ha lasciato il posto alla curiosità, all'interesse e alla collaborazione con noi operatori e con gli altri ospiti della comunità. Attualmente che cosa stiamo facendo? Stiamo lavorando molto sull'implementazione di quelle che sono le funzioni riflessive, le capacità di mentalizzazione, la capacità di Luigi di capire, di comprendere lo stato mentale dell'altro, ma anche l'espressione delle sue emozioni. E questo lo facciamo e siamo convinti di poterlo fare attraverso la relazione prima di tutto quotidiana e familiare con noi operatori, che può essere appunto la fonte di quell'esperienza emotiva correttiva che anche letteratura viene citata come primaria fonte di cambiamento. Grazie mille per l'attenzione.